spesso la cura dei denti comporta anche grossi esborsi economici. Insieme al dottor Palmas, a cui do il benvenuto, vogliamo parlare proprio di questo aspetto, e cioè è etico avere un listino prezzi? In sanità, aggiungerei. In sanità direi che ciò che determina il più grosso conflitto di interessi taciuto nella professione medica è appunto il listino prezzi. Dottore, se sto male ti pago, così è come funziona in Italia. Però ecco, appunto, mettiamo l'accento su questo fatto: non tutte le patologie che necessitano delle cure sono a pagamento. Parliamo della questione della cura dei denti, ecco, che non è passata dallo Stato. Mettiamola così: se io faccio oggi un incidente stradale, mi rompo un femore, vado all'ospedale, sala operatoria, il chirurgo è già pagato dallo Stato, esco con le gambe a posto. Se però malauguratamente sbatto anche i denti sul cruscotto, mi spacco tutti i denti, allora a quel punto devo mettere mano al portafogli. Per quanto riguarda invece quei paesi in cui curarsi i denti costa meno, per quale motivo? Normalmente un impianto dentale arriva a costare non più di 350 euro al paziente. Un impianto dentale, acquistarlo costa circa 49 euro, 50 euro, 60, 70 euro. Se noi lo vendiamo a 350 euro, 400 euro, diciamo che c'è modo di pagare le tasse, tutti gli stipendi, materiali gli stessi che arrivano dall'Italia, Germania, Giappone e anche America.